In occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, a Pinerolo si è svolta una visita ecumenica ai luoghi di culto delle tre confessioni cristiane della città, il Duomo San Donato, la Chiesa Valdese e la Parrocchia Ortodossa Romena. Una visita per incontrare tre modi di raccontare la fede e le storie delle chiese. Ogni cosa porta scritto più in là. Ogni cosa porta scritto più in là. Con queste parole, Monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, propone la visita simbolica di chiese e luoghi di culto. Ogni cosa porta scritto più in là, anche nella religione. L'edificio di culto della Chiesa Valdese, ad esempio, racconta di persecuzioni, di lotta per ottenere le libertà civili. L'ingresso era laterale e il locale di culto era al primo piano, perché era importante che comunque non vi fosse la possibilità per qualcuno che involontariamente si trova lì di entrare direttamente in un locale di culto protestante. Non c'era un campanile, perché non doveva anche assomigliare troppo ad una chiesa cattolica, diciamo. Ma anche di una forte propensione al sociale e di nuovi modi di vivere la fede, nati con la riforma protestante. Prima dei locali di culto ci arriva quasi sempre la scuola. Cioè, prima si pensa ad alfabetizzare le persone. Il Tempio non è un luogo sacro, perché la distinzione tra sacro e profano è una delle cose che la Riforma abbatte in qualche modo. I simboli si mescolano con episodi storici, la voglia di collaborare si riflette nelle mura delle chiese. La chiesa ortodossa intitolata Santo Stefano il Grande si trova infatti nell'ex chiesa di San Bernardino da Siena, ceduta in uso dalla diocesi cattolica di Pinerolo alla parrocchia ortodossa romena. Questo santo, un santo romeno, è stato un principe della Moldavia. Questo piccolo, diciamo, principe di un paese molto piccolo, la Moldavia all'epoca non è che contava tanto, ha riuscito a fermare l'impero turco a non oltrepassare il nostro paese. È il più grande costruttore di chiese della nostra storia. L'interno, secondo l'uso ortodosso, è ricco di icone di grandi dimensioni che coprono la quasi totalità delle pareti e l'altare maggiore è stato trasformato in iconostasi. Tutto quello che vedete qua è il lavoro dei fedeli di questa parrocchia che con quello 1, 2, 3, 5 hanno fatto tutto quello che vedete e che non è più come era all'inizio. Il Duomo San Donato, imponente, maestoso, ricorda di lanciare lo sguardo verso il cielo, di aspirare all'alto. I santi affrescati sui pilastri accompagnano il cammino dei fedeli. I due altari, del 1600 e del 2000, convivono con stili e significati diversi. Guardate come il tempo ci aiuta ad andare avanti. Monsignor Olivero riprende una metafora del filosofo francese Michel Foucault. La Chiesa come eterotopia, un luogo stando dentro il quale finisci in un altro luogo. Che cos'è una Chiesa? Una eterotopia è un luogo stando dentro il quale, aiutati dai muri, dai dipinti, dal come fatta, dai riti che ci sono, dal silenzio, tu entri in un altro posto. Bellissimo. Ognuno mantiene le proprie caratteristiche, ma si lavora per impostare un percorso di accoglienza reciproca che sappia valorizzare le differenze come spunto di crescita.